troppo, se si rompe ciao. Salve ragazzi, sempre dalla diretta da Opinione di Lucio. Naturalmente noi, come tutti questi youtubers della nostra generation, da Tommy X, Baffardello, Bord, a Crazy Robby 81 e quant'altri, come Tommy X mi ha fatto sempre notare che uso questa bella parola, siamo tutti molto vivi e partecipi alla casa di Romano Amodeo, che c'ha il muto ovviamente, però al caso di Romano Amodeo, direi, insomma, ecco. E sì, quindi qua abbiamo appena aperto un laboratorio artistico in merito, diciamo, ai 70 euro per ogni ritratto che Romano Amodeo farà in olio e cera lì, e vi spedirà per ogni foto che gli arrivano, ovviamente vi fa la vostra immagine. Noi stiamo lavorando insieme a lui, insomma. Sì, perché Opel di Luce si dà da fare, ha preso questo appalto gratis, ha messo su un ufficio, logicamente addirittura ho un postino personalizzato che, come adesso renderai conto, diciamo, faremo anche in diretta show, diciamo, delle poste che sono appena arrivate e stanno arrivando, insomma. Adesso un attimino vado al citofono a vedere se è arrivato il postino. Pronto, c'è la posta, eh? Sì, ok. Pronto? Ecco, il mio postino è qua, porca poeta, si nasconde, era già dentro. Venga, venga, dica, la foto è arrivata. Scusate, volevo fare un... Ecco quello che... Ah, che cosa? Non si preoccupi, è brutta? È no, molto brutta. Fare un ritratto all'olio di questa ragazza. Porca paletta. Ragazza mia. C'è venuta di persona? Sì, di persona. C'è venuta, sì, di persona. Sì, sì, guardate, sì, che c'è la foto reale, sulla persona. Ho capito, quando si è sposato, insomma. No. Questa è la... Ma lei è per dare dopo i 70 euro a Romano Amodeo? Certamente. Lei che sa che sta facendo il digiuno finché non parla col Papa? Sì. Quindi, quindi è molto... È una roba che è molto pathos. Molto pathos. Quindi la vedo un attimino... Prova prima a ridere un attimino. Perché ride? La situazione era un po' così. Noi naturalmente abbiamo l'artista. Lei si fida del terzista che naturalmente abbiamo subappaltato a Romano Amodeo. Certamente, ha sentito parlare bene. Ha sentito parlare bene? È come Eva Fischer della sua casa? Sì. È come Eva Fischer. Si faccia vedere al nostro pubblico che è reale il cliente. Arrivano 70 euro Romano Amodeo, ce l'ha in tasca, 70 sì, euro. Sì, sì. Perché Romano Amodeo non si fida, eh? Vabbè, Romano Amodeo, noi gli diamo la foto del nostro pittore, però il nostro pittore adesso gli spiegherà un attimino come cosa. Eccolo qua! No! Ecco la foto. Devo fare un ritratto d'olio di questo? Sì, sì, come ha detto Romano Amodeo, lo sai, gli è arrivata l'email. Sì, c'è un piccolo problema tecnico, non ho i colori ad olio, quindi mi farei un ritratto a penna. Però penso non sia, anzi, viene anche meglio, con chiari scuri, eccetera. Penso non sia un problema per il... Come non è un problema? Ragazzo. Facciamo un ritratto a penna. No, non è un problema, mi sono a penna. Come a penna? Allora, sì, sicuro? Anche a penna, dice il cliente, Romano Amodeo, va tranquillo. Non riesco le qualità del pittore. Ho capito. Infatti con la qualità. Vado a disegnare. Adesso disegniamo in diretta, ragazzi. Vi facciamo vedere che i clienti arrivano. Se volete riprendere proprio mentre creo... Sì, sì, come no, ecco. Il momento dell'approccio con la carta è più difficile, perché bisogna prendere proprio giustamente il... Guarda, faccio questa cosa alla Sesenstein. È un ritratto abbastanza difficile, ma credo di non avere problemi. Ho capito. La figura femminile, io sono abbastanza... il velo forse che ho fermato. Ma intanto che noi stiamo aspettando l'ispirazione e l'impegno artistico del nostro... Lei ha altri clienti comunque, sì, ha detto che portava altra gente. Sì, dietro me c'ho diversi amici che sono interessati in questo lavoro. Quindi lo possiamo già dire in questo momento, Romano Amodeo, altri 10 clienti arrivano? Sicuramente. Sicuramente. Tutti con i 70 euro o qualcuno con qualche cambiale? Cambiali no. Paghi in contanti. Non pagano. Con i soldi del Monopoli. Con i soldi del Monopoli, no. Come, gente che c'ha i soldi veramente? No, oggi giorno no. Però per Romano Amodeo? Per Romano Amodeo l'ho tenuto da parte... 70 euro? 70 euro. Oh! Dalla nonna? Orca paletta. Visto Romano Amodeo, anche la nonna ti aiuta. Ma guardate che è perfetto. Le piace? È veramente bello. Quindi è contento? Sì. Chiami dal mio telefono per i suoi altri 10 amici. Ma adesso no, ma chiamerò. C'ho la tariffa amica. Da Romano Amodeo offerta. Facciamo anche il prete? Vogliamo aggiungere qualcosa? Sì, il prete, anche il prete.
Lei però c'è proprio la vena artistica, eh? Lì non c'è il prete nella foto, riesce anche così da sé in maniera... Che c'era il prete? Sì, c'era. Ma c'avevi i capelli o no? Perché lo sta facendo con i capelli, eh? Sì. C'avevi i capelli? C'era un tumore. C'aveva un tumore? Come si fa? Artista, il tumore c'aveva? Il tumore... Allora, il tumore come si vede? Così. Oh, questo è l'impegno dell'artista del tumore del prete. Oh, guardate che cosa, che capolavoraone! Questo lo guardate della ragazza, la prospettiva dalla foto al ritratto su carta, guardate di eccezionale. Lo firmo io perché siamo in contratto con sì con Romano Amadeo naturalmente. Allora lei intanto le tira fuori questi 70 euro, se no diciamo Romano Amadeo è diffidente. Quanti ce n'hai? Dai, tira fuori, non si preoccupi. Guardi, già che sono in vena, voglio usare una cosa che non ho mai usato in un ritratto. Dai, non si preoccupi, ci vergogniamo. In televisione non si possono far vedere i soldi, ok? Abbiamo visto l'impegno. No, dai, la busta chiusa, come quando è stato sposato. Vorrei dare qualcosa di più, visto che abbiamo filmato, vorrei regalare qualcosa di più. Una cosa che non ho mai fatto in un ritratto. Cioè, non la faccio pagare, una cosa in più che voglio fare. Se vuoi filmare direttamente, mentre lo faccio. È una cosa che non ho mai fatto, Però voglio dare di più, voglio... C'è un supplemento a livello economico. Prezzo fisso, sempre 70, questo gratis. Siccome mi ha dato piacere il fatto che mi è piaciuto il ritratto. Hai fatto il prete col tumore addirittura. Ecco, il tumore è stato infatti è stato molto bravo perché colto che cos'è in particolare. Che guardate che questo non l'ho mai fatto, eh. Roba bella. Il sole. No. Vedo il suo entusiasmo. Certo. Certo, come certo, sono certo. Dai, proprio di entusiasmo. Non l'ho mai fatto. Quello è stato un giorno di sole. Ha portato perché sole nella mia vita. Anche l'astrattismo, perché ha portato sole nella mia vita. Bravo. Perché... L'artista col pathos. Bravo, Romano Amadeo, i clienti direttamente a casa. Questi sono i clienti che mi piacciono, perché hanno capito il senso dell'opera. Perché in realtà in chiesa non ci potrebbe essere il sole. Sì, però c'è. Però è la presenza divina. Esatto. Bravo. Ecco, io avrei finito i pagamenti, c'ho due banconote da 35 euro se possono andare bene. Vanno bene Romano Amadeo, 35 più 35 fa 70. Io non le voglio neanche vedere passare perché io lavoro gratis. Ah, sì, lei lavora gratis. Io faccio consegno il quadro, lo prenda. Questa è la bustarella. I soldi li sto prendendo, Romano Amadeo, non ti preoccupare, sono in tasca mia. Ringrazio. Okay. Ottimo, grazie a lei. Ottimo lavoro. Grazie. Ci porti anche gli altri 9 clienti. C'è gente fidata che c'ha. Insomma, ragazzi. Che fa? Se ne va da là, la porta è di qua. Lei la vedo troppo emozionata. Il quadro si è dimenticato lì. Ma rivela il quadro. È un'opera d'arte. Ma che fa? Ha pagato 70 euro. Buonanotte. Buonanotte. Mi raccomando, vada piano per strada, che la vedo un pochettino imbambolata stasera. Dai, basta.